Primo esercizio sul selettore di velocità. Condensatore piano, le dimensioni, in particolare lunghezza e spessore non servono a niente, la distanza fra le armature sì, immerso nel campo induzione magnetica generato da una coppia di bobine di Helmholtz. Le bobine di Helmholtz sono due bobine sottili, queste sono quelle del nostro esperimento. Le bobine di Helmholtz hanno una geometria particolare, perché sono poste a una distanza tra loro che è uguale al raggio. Queste sono le due bobine viste di profilo e si vede che la distanza tra loro è uguale al raggio di ciascuna bobina. In pratica vengono fuori due quadrati. L'importanza e l'utilità delle bobine di Helmholtz è che generano nello spazio compreso tra le bobine un campo induzione magnetica molto uniforme, cioè un campo che varia molto poco spostandosi da un punto all'altro. Tutta questa zona all'interno delle bobine è laddove arrivano le cariche elettriche quando entrano dentro al selettore di velocità. Si può dimostrare che le bobine di Helmholtz generano al loro interno questo campo uniforme che si calcola con questa formula. μ0, n è il numero degli avvolgimenti di ciascuna bobina, per noi sono 320 avvolgimenti, il raggio di 6,8 cm è questo r, poi c'è questo fattore 0,8 elevato a 1,5 che è caratteristico della geometria di Helmholtz, cioè la distanza uguale al raggio delle bobine, e poi naturalmente c'è la causa del campo induzione magnetico, c'è la sorgente che è l'intensità di corrente elettrica, che nel nostro esercizio è mezzo ampere. C'è da calcolare la DDP da dare alle piastre del condensatore affinché passino soltanto le particelle che viaggiano a 5 per 10 alla quinta metri al secondo. Questo è il selettore di velocità e immaginiamo che la corrente, per esempio, la facciamo girare nelle due bobine in senso antiorario. Per la prima regola della mano destra, il campo B generato all'interno viene verso di noi, esce dal foglio ed è rappresentato da tutti questi puntini. Calcoliamo subito questo campo induzione magnetica con la formula delle bobine di Helmholtz. Ci mettiamo tutti i dati che abbiamo visto prima e troviamo un campo B di circa 2 millitesla. L'unità di misura tesla viene da qua, newton diviso ampere metro. Milli perché nel calcolo viene 10 alla meno 3. Ora immaginiamo una particella carica che arriva, entra nel selettore, immaginiamola per esempio negativa. Questa particella carica, quando arriva in questo punto, sente la forza magnetica, che è data dalla regola, dalla formula di Lorentz, e siccome la particella è carica negativamente, dobbiamo usare la regola della mano sinistra. Regola numero 2 della mano sinistra, quindi mettiamo il pollice della mano sinistra lungo la velocità, quindi verso destra. L'indice lo mettiamo sul campo B che esce verso di noi, sono questi puntini, e allora il medio della mano sinistra va verso l'alto e ci dà la forza magnetica verso l'alto. Siccome noi vogliamo che il selettore faccia proseguire in linea retta le particelle con la velocità giusta, dobbiamo fare in modo che questa particella carica negativamente subisca una forza elettrica in basso, così da annullare la forza magnetica in alto. Siccome la particella è carica negativamente, per subire la forza elettrica in basso, il campo elettrico deve andare in alto. Infatti, la formula della forza elettrica legata al campo elettrico è questa. Ricordiamo che questa formula significa intuitivamente che la particella carica interagisce con il campo elettrico presente dove sta lei, campo elettrico generato dal condensatore, e da questa interazione tra la particella e il campo elettrico nasce la forza elettrica. Siccome però la particella è carica negativamente nel nostro esempio, la forza elettrica nasce nel verso opposto al campo elettrico perché questa carica ha segno negativo. Quindi se vogliamo che la forza elettrica vada verso il basso, il campo elettrico lo dobbiamo orientare verso l'alto. Quindi dobbiamo mettere sulla lastra in basso le cariche positive e caricare la lastra in alto negativamente. Le due forze uguali opposte sono rappresentate vettorialmente in questa formula. E i loro moduli sono uguali, ma i loro moduli sono QE, la forza elettrica, e QVB, per il seno di pi greco mezzi che fa 1, la forza magnetica. Pi greco mezzi è l'angolo tra la velocità e il campo B, cioè tra questi due vettori, e si vede che forma 90 gradi, perché questo vettore va a destra e questo viene verso di noi. Quindi l'uguaglianza dei moduli delle forze ci porta a dire che E uguale V per B. Quindi possiamo calcolare il campo elettrico. Una volta calcolato il campo elettrico, potremmo ricavare la differenza di potenziale da mettere ai capi di questo condensatore per generare quel campo elettrico lì. Quindi calcoliamo il campo elettrico V per B,
il calcolo, eccolo, la velocità che dobbiamo selezionare, questa la scegliamo noi, perché vogliamo che passino solo le particelle che vanno a questa velocità precisa. Il campo B l'abbiamo calcolato prima, il risultato è 1058, l'unità di misura è volt al metro. Vediamo perché. Invece di semplificare metro e metro, newton per metro diventa joule. Al denominatore rimane questo metro, secondo, e poi ampere, coulomb al secondo, quindi al denominatore abbiamo coulomb metro, e al numeratore, a parte il chilo, abbiamo newton per metro che fa joule. Il chilo significa solo 10 alla terza. Quindi al numeratore abbiamo kilovolt, perché joule su coulomb è volt. Dunque kilovolt diviso metro. Intuitivamente questo campo elettrico vuol dire che spostandosi di un metro in direzione verticale, passando da una lastra all'altra, il voltaggio diminuisce di più di 1000 volt, di 1058 volt. Oppure più intuitivamente possiamo immaginare che se ci spostiamo di un millimetro, il potenziale diminuisce circa di un volt, 1,058 volt. Questo spostandosi di un millimetro dalla lastra positiva alla lastra negativa, quindi il potenziale diminuisce andando verso l'alto e perde circa un volt per millimetro di spostamento. Ora che abbiamo il campo elettrico e abbiamo anche la distanza D tra le lastre, possiamo calcolare la differenza di potenziale attraverso questa formula che ci dà l'intensità del campo elettrico all'interno di un condensatore, delta V diviso D. Dunque ricaviamo l'incognita, delta V uguale E per D, campo elettrico l'abbiamo appena calcolato, la distanza è 5 cm e quindi questa differenza di potenziale è di circa 53 volt. Questa è la differenza di potenziale che dobbiamo applicare al condensatore in modo tale che le particelle con la velocità di 5 per 10 alla quinta metri al secondo vadano dritte. Tutte le altre particelle più veloci o più lente di questa velocità saranno deviate. Se sono più lente vengono deviate in basso, perché la forza magnetica diventa più debole, mentre la forza elettrica invece non cambia. Se sono invece più veloci di quel valore di velocità lì, 5 per 10 alla quinta metri al secondo, le particelle verranno deviate in alto, perché se vanno più veloci la forza magnetica diventa più forte. Quelle con la velocità giusta proseguiranno dritte, indipendentemente dalla loro carica, massa e dalle altre proprietà fisiche. L'unica proprietà che conta è la velocità.